Ci eravamo lasciati con questa delicatissima mod di Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, titolo che so occupa un posto speciale nel cuore di tanti voi. Tra tutte le risposte sbagliate, ammetto di aver riso più del dovuto, e un po' me ne vergogno, con sta scemenza. Tenkaichi 3 nel weekend. Non ho parole, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi! Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi sia a 30 che a 60 fps. Prima di iniziare con questa puntata ricchissima, vi ricordo che domani sarò in live su Twitch a partire dalle 18 per un esperimento in cui sarete anche voi protagonisti. Vi renderò partecipi del processo di ricerca che c'è dietro alla realizzazione di un video, in particolare del secondo capitolo della serie in cui andiamo in cerca del migliore anno di sempre nella storia dei videogiochi. Scopriremo insieme il 1998 e ci sarà tantissimo da studiare a proposito di quest'anno pieno zeppo di giochi leggendari. Bene, mentre aspettate domani, intanto supportatemi, sopportatemi, ma soprattutto datemi i soldi. Un grazie gigantesco ad Oggi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Io ho detto tutto, iniziamo! Iniziamo la settimana con un piccolo accenno di angolo della poracciata. Come al solito si legge poracciata, ma si scrive Epic Games Store. Avete tempo fino a giovedì per riscattare il tamarrissimo Ghost Runner, che poi verrà sostituito non da uno, non da tre, ma ben due giochi. The Big Con e Town of Salem 2. Li avete mai giocati? Io no. Gli utenti abbonati all'NSO hanno tempo fino al 18 per provare gratuitamente Eiyuden Chronicles Rising. Si tratta di un progettino minore accolto un po' freddamente dalla critica nel 2022 che funge da prequel all'attesissimo Eiyuden Chronicles Undead Heroes, che è un po' l'erede spirituale dei primi Suikoden. Il timing per questa prova è in realtà perfetto per massimizzare il potenziale poraccio di tutta sta storia. Avete infatti 3 giorni pieni per giocarvi il prequel e poi il 23 aprile Undead Heroes uscirà sul mercato con un bel day one sul Game Pass. Avete già tutta la roadmap pronta. E chiudiamo questo angolo della poracciata con degli humble bundle di prossima scadenza. Spring Screams è una raccolta tematica pensata per gli amanti delle avventure horror, mentre i giocatori di cultura dovrebbero drizzare le orecchie, e sottolineo le orecchie, per questo bundle in scadenza fra poche ore. Al suo interno sono offerti capolavori del videoludo moderno come Onechanbara, Samurai Maiden e Bullet Girls Fantasia. Insomma, se siamo capiti. Continua il tour in giro per il mondo di Hollow Knight Silksong. La produzione targata Clown Cherry ha ricevuto il rating anche in Australia, dopo essere stata valutata in Corea del Sud. Insomma, piano piano ci stiamo avvicinando al fatidico giorno in cui sapremo finalmente la data di uscita della mamma di tutti i Metroidvania. Lo scopriremo durante la Summer Game Fest? L'onore sarà tutto di Microsoft oppure, a sorpresa, un direct di maggio-giugno ospiterà questo attesissimo reveal? Ve lo dico da adesso, causa impegni improrogabili, non potrò seguire dal vivo la Summer Game Fest e sapete già come andrà a finire. Ma non sono l'unico che dà buca ai grandi eventi. Nintendo ha infatti annunciato che salterà l'appuntamento annuale con la Gamescom, che si terrà, se non sbaglio, verso la fine di agosto. Si tratta di un'assenza alquanto sospetta. Non solo l'anno scorso la grande N era presente in qualità di espositore, ma in più i rumor vogliono che sia stata proprio la Gamescom 2023 l'occasione in cui Nintendo ha mostrato dietro le quinte a un gruppo scelto di sviluppatori la sua nuova console. Che questa sia la conferma che Nintendo si stia preparando a un reveal dove concentrare tutta l'attenzione mediatica? Parlando di next gen, ma non troppo, continua un'altra saga tutta dietro le quinte che viene scritta a colpi di leak e rumor. Da Tom Warren di The Verge arriva infatti l'ennesimo aggiornamento su PS5 Pro. A quanto pare ora gli sviluppatori avrebbero la possibilità di richiedere dei test kit della nuova console e Sony avrebbe richiesto esplicitamente che i giochi inviati per la certificazione a partire da agosto 2024 siano già compatibili con PS5 Pro. Insomma, l'ennesimo indizio che sembra puntare tutto su una release pensata per la fine di quest'anno. E chiudiamo questa prima parte con una tirata d'orecchie a Ubisoft. In questi giorni si è tanto discusso sulla decisione di creare un season pass per Star Wars Outlaws, ma ora è emerso un dettaglio aggiuntivo che è abbastanza clamoroso. Non solo l'acquisto del pass garantirà l'accesso a 2 DLC narrativi che arriveranno quando arriveranno, ma in più sarà l'unico modo per giocare a una missione con protagonista Jabba the Hutt che sarà disponibile già dal day one. Insomma,
Per avere il pacchetto completo dei contenuti disponibili al lancio, l'edizione base da 70 euro non basterà. Toccherà comprarsi la Gold Edition a 110 o l'Ultimate Edition a 129. Ho comprato Sparks of Hope al Day One, quindi non vi giudicherò. Certo che però la situazione di Season Pass è sfuggita proprio di mano. Prima di continuare con il video vi devo assolutamente parlare dello sponsor di oggi, Otoji Retro Games. Se siete appassionati di retro gaming dovete assolutamente farvi un giro su Otoji Retro Games, un sito con un catalogo in continuo aggiornamento dove troverete di tutto, dai titoli più comuni a prezzi stracompetitivi fino ai pezzi più ricercati in condizioni eccellenti, roba per palati fini insomma. Che siate collezionisti Nintendo, appassionati Sony, nostalgici Sega o ossessionati da Xbox, ce n'è veramente per tutti i gusti e vi consiglio di guardarvi ogni settimana le novità che vengono caricate su Otoji Retro Games e anche le anticipazioni che arrivano sui social, lì troverete delle vere chicche. Ma se avete perso la passione o semplicemente dovete liberare spazio dentro casa, Otoji Retro Games offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate tutte le informazioni sul sito. Che dire, ancora grazie a Otoji Retro Games e andiamo avanti. Ma bene, passiamo alle notizie del giorno. È palese il fatto che Nintendo si stia preparando, ormai anche da un bel po', al lancio di una nuova generazione di console. E a tal proposito l'azienda ha appena aggiunto all'interno del suo organico una figura che potrebbe dare una marcia in più a Switch 2. Joe Corsi, un vero e proprio veterano dell'industria, è entrato a far parte del team che si occupa della gestione del portfolio delle produzioni AAA di terze parti, ovvero svolgerà un ruolo fondamentale nel far arrivare su hardware Nintendo quei titoli multipiattaforma che in passato troppo spesso hanno saltato a pie pari l'offerta della grande N. Corsi viene indicato dalla stampa come un ex PlayStation, ma in realtà non lavorava più in Sony dal 2020, dopo aver ricoperto per circa 2 anni il ruolo di capo della Global Second Party Games. Si tratta sì di un ruolo importante, ma stiamo parlando anche di un periodo molto diverso rispetto ad oggi. Per dirvi, i PlayStation Studios ancora non esistevano. Dopo aver salutato Sony con un inno a PlayStation Vita, stiamo parlando di un idolo, Corsi è rimasto all'interno dell'industria prima approdando da Ilphonic e poi da Iron Galaxy Studios. Quindi si tratta comunque di una figura che sa stare all'interno dell'industria e per quanto non immediato, l'apporto di Corsi potrebbe essere fondamentale nel garantire un buon supporto da parte dei team esterni alle prossime console Nintendo. Nelle ultime generazioni questo è sempre stato il tallone d'Achille delle piattaforme Nintendo e garantire una lineup che vada oltre le produzioni first party potrebbe rappresentare una marcia in più non indifferente. Parte del successo di Switch è stata dettata dalla possibilità di trasformare il gaming fisso in portatile, con dei porting molto spesso definiti miracolosi. Questo però poteva avere senso in un'epoca dove non c'erano alternative all'ibrida Nintendo, ma oggi il mercato è molto diverso e sono tantissime le piattaforme rivali in grado di competere nello stesso spazio. Ve la butto lì, quanto potrebbe essere importante inserire un gioco come GTA 6 all'interno della propria lineup? E di Call of Duty e FC Sports vogliamo parlare? Staremo a vedere se Nintendo deciderà di giocare nello stesso spazio di Steam Deck, ROG Ally e compagnia bella. E chiudiamo tornando a parlare di emulazione, ma no, non mi riferisco al caso dell'emulazione Nintendo Switch e della finaccia che ha fatto Yuzu e tutti i progetti che ruotavano attorno alla sua orbita, quanto piuttosto della rocambolesca quanto epocale apertura di Apple agli emulatori su App Store. Si tratta di una storia abbastanza complessa, ma cercherò di riassumervela il più velocemente possibile. Di recente Apple è stata costretta a fare importanti modifiche al suo App Store affinché si adattasse alle regole del DMA, ovvero il Digital Markets Act europeo. Questo significa abbattere tantissime delle restrizioni che fino ad ora hanno caratterizzato l'App Store, ed è dei giorni scorsi la notizia che finalmente sono stati ammessi emulatori sullo store, insieme alla possibilità di scaricare ROM per queste applicazioni. Certo, il Play Store su Android permette queste cose da una vita, però per gli utenti Apple il poter accedere a questi contenuti in modo diretto e senza bisogno di strane modifiche o jailbreak è una piccola rivoluzione. E infatti, neanche il tempo di aprire il cancello che è arrivato subito un emulatore per Game Boy Advance chiamato, con poca fantasia, iGBA. Gratuito ma pieno zeppo di pubblicità, iGBA è finito subito in cima alla classifica delle app più scaricate del weekend, per poi essere improvvisamente rimosso da Apple per violazione di copyright. Perché infatti, ironia della sorte, dietro a questo emulatore c'è una storia assurda. A quanto pare il suo creatore, tale Mattia La Spina, avrebbe copiato senza alcuna autorizzazione un altro emulatore già esistente, GBA for iOS, poi
ci avrebbe schiaffato dentro quante più pubblicità possibili e infine avrebbe tolto quasi tutti i riferimenti all'autore originale, tale Ridley Testut, che però si sarebbe accorto del furto non prendendola proprio benissimo, non tanto per le azioni di La Spina, quanto per il fatto che Apple abbia pubblicato un software del genere senza alcun tipo di controllo. Se vedete gli screenshot comparativi, non c'è dubbio, iGBA è una copia carbone del lavoro di Testut e proprio per questo è stato rimosso tardivamente da Apple. Insomma, è un bene che ci sia questa apertura storica, però forse le cose andrebbero fatte con un minimo di criterio. Come debutto dell'emulazione su iOS non è proprio un grande esordio. Non trovate? E questo però è tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con una live epica. Nel frattempo mi raccomando, fate bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto emulate duro. Io sono il Poro Corsi, Michele La Spina. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Sono il Poro iGBA.